Da Madrid la condanna di Giorgia Meloni per quanto successo ieri a Roma è netta. Sicuramente squadrismo, ma non conosco la matrice, spiega. Quindi la solidarietà CGIL, forze dell'ordine e manifestanti pacifici. Ma è netta allo stesso tempo la critica alla ministra Lamorgese. Considero la gestione della sicurezza pubblica assolutamente ridicola e che qualcuno deve assumersi la responsabilità di conoscere nomi e cognomi delle stesse persone che fanno sempre le stesse cose e che curiosamente sono sempre libere di farle. La leader di Fratelli d'Italia si trova nella capitale spagnola per partecipare a Viva 2021, la manifestazione organizzata da Vox, il partito della destra iberica di Santiago Abascal. Il suo intervento privilegia temi identitari, famiglia, radici cristiane, lotta all'immigrazione clandestina e patria. Rifiuta con forza però l'etichetta di antieuropeista. Siamo solamente contrari a questo modello federale, sottolinea. Noi siamo portatori di un'altra idea d'Europa che ha fior fiore di padri fondatori dell'Europa, cito Charles de Gaulle, che è l'Europa confederale, un'Europa nella quale gli stati nazionali mantengono la loro sovranità e secondo il principio di sussidiarietà le istituzioni europee si occupano di grandi materie. Giorgia Meloni si pone dunque sempre più come punto di riferimento per le destre del continente, a maggior ragione dopo essere stata eletta presidente di ECR, il partito dei conservatori e riformisti europei. Il suo obiettivo è il dopo Merkel a Bruxelles. Un'altra Europa è possibile, conclude, l'Europa dei conservatori e dei patrioti.